Presidente, quest'oggi si parla a livello accademico dei campionati di calcio professionistici e della loro sostenibilità nel terzo millennio, diritti, governance ed economia delle società sportive. E lei, diciamo, ha fatto un'arte di questo argomento. Sì, è un tema a cui noi siamo particolarmente legati, siamo un tema a cui siamo particolarmente legati e affezionati, perché è la politica che Lecce Calcio sta in questo momento, diciamo ormai da un paio d'anni, decisamente attuando. Sostenibilità a volte nel calcio può significare sobbarcarsi qualche rischio sportivo in più, puntare sui giovani, e per me oggi sentire il fatto che il sistema e la federazione capisca la rilevanza di un tema come la sostenibilità e quindi la necessità di controlli efficaci, per me è di sollievo, perché la mia preoccupazione è che appunto ci sono club che rispettano certi parametri, altri molto meno, e questo inevitabilmente finisce per alterare la competizione sportiva. Mi sembra che sia arrivata proprio la stagione delle regole e dei controlli, e questo mi solleva molto, perché nel tema della sostenibilità noi siamo dentro già da molti anni e sono sicuro che questa nuova stagione non può che avvantaggiare il Lecce anche sul piano sportivo. Non crede che anche la sua azione, sia come presidente del Lecce ma anche come docente, mettendo in luce quelle che sono poi le nuove frontiere, le nuove sfide, anche le nuove difficoltà in questo settore professionistico, hanno avvalorato e anche un po' dato maggiore coraggio agli organi decisionali di muoversi finalmente? Sì, io credo che forse la migliore propaganda che si può fare rispetto a questo tema è dimostrarlo coi fatti, perché poi nel calcio spesso si usano belle parole come quella della sostenibilità e poi alla fine si fanno scelte economiche, illogiche, irrazionali, ci si fa prendere la mano. Lecce in questo è sempre stato molto rigoroso con se stesso, ripeto, anche a scapito di perdere qualche partita in più, ahimè, e anche a costo di perdere partite con chi uguale rigore non ha inteso rispettare. Ecco, questo mi fa pensare che siamo davvero sulla strada giusta, e oggi da questo convegno emerge a mio avviso l'inizio di questa fase, di questa stagione del calcio italiano, e questo mi solleva molto.